Un fine settimana di attività serrata, quella messa a punto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, culminato con due operazioni di polizia giudiziaria che ha portato a 6 arresti per furto e droga. A finire in manette anche 5 astigiani. I militari hanno infatti arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale un marocchino pregiudicato di 24 anni e la sua compagna, un'astigiana di 27 anni di origini palermitane incensurata. In questo caso l'operazione si è conclusa dopo un'attenta attività investigativa da parte dei carabinieri, al termine della quale è stata effettuata una perquisizione all'interno dell'appartamento della coppia nel centro città, in rione Santa Caterina. Qui i militari hanno rinvenuto 3 confezioni termosigillate contenenti più di 3 etti di hashish, oltre che 910 euro in contanti, forse il provento dell'attività illecita. Durante l'operazione 2 militari sono stati però aggrediti dal ragazzo che ha tentato la fuga, gesto inutile, il marocchino è stato prontamente fermato, solo qualche lieve contusione per i 2 carabinieri. Ora la coppia è a disposizione dell'autorità giudiziaria, stessa sorte per i protagonisti di un'altra operazione condotta sempre dai carabinieri di Asti. Gli uomini del maresciallo Silvano Paci hanno infatti arrestato i presunti responsabili di alcuni furti alle slot machine in un bar astigiano. Grazie ad una serie di appostamenti, i carabinieri hanno fatto un blitz all'interno di un bar della periferia cittadina, sorprendendo e arrestando per furto aggravato in concorso 4 persone, tutte residenti ad Asti, tra cui proprio il proprietario del bar, un astigiano di 43 anni, il quale con l'aiuto di 3 complici, il fratello 39enne e 2 donne, avrebbe sottratto dalla slot machine una somma di 610 euro in monetine di vario taglio, da 1 ai 2 euro. Non un caso isolato questo, le successive verifiche hanno permesso di ipotizzare che alle apparecchiature i 4 complici nell'ultimo mese hanno sottratto varie monete per un provento di circa 15.000 euro. I fermati sono stati posti in stato di detenzione domiciliare in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Asti.